Grazie della presentazione, grazie a tutto il Festival Filosofia dell'invito e dell'accoglienza, in particolare al direttore Daniele Francesconi. Cercherò di chiudere questo ciclo di riflessioni sulla giustizia con toni che non siano troppo negativi, perché appunto lo sdegno è una passione, una reazione che comunque è legata all'avvertimento di qualcosa di negativo. Ecco, penso che l'idea di mettere questo tema e questa parola a chiusura del festival non volesse essere un modo per appunto chiudere con una nota negativa, ma cercherò semplicemente di chiudere piuttosto con una sollecitazione alla prudenza, all'accortezza e al senso della misura, che è un valore forse trasversale a tanti altri ambiti che forse appunto abbiamo perso un po' di vista e che invece evidentemente deve essere al centro di una riflessione sulla giustizia. Quindi questa nostra chiacchierata, diciamo così, sullo sdegno, ho pensato di iniziarla con alcune immagini che adesso vi farò vedere. Perché delle immagini? Beh, le immagini naturalmente hanno un potere di sintesi particolarmente efficace e quindi mi aiutano per avviare questa presentazione. Io appunto, da studiosa di comunicazione, sono interessata a cercare di capire come si costruisca il senso del mondo, la percezione del senso del mondo attraverso le varie forme di comunicazione che la abitano. Per cui per me tutti i tipi di comunicazione verbale, visiva, gestuale, popolare o letteraria hanno la stessa significatività e potenzialmente lo stesso interesse. Quindi adesso vedremo alcune immagini che certamente vi saranno molto familiari, penso, o almeno alcune di esse, le ho scelte proprio per questo. Partiamo dalla prima, quella di Greta Thunberg. Chiaramente anche oggi con alcuni giornalisti è stata più volte citata, questa è un'immagine a tutti noi molto nota, vorrei dire una tipica immagine di sdegno, perché non c'è dubbio che una reazione come quella che vedete in questa foto, che ha veramente bloccato l'immagine, l'icona di Greta, sia l'immagine del suo sdegno per l'irresponsabilità degli adulti, delle istituzioni in generale verso l'ambiente in tutte le sue declinazioni. E ho constatato oggi una volta di più, ripeto, nei diversi incontri che ho fatto con la stampa, che appunto alla parola sdegno social sono stati tanti giornalisti a citarmi Greta, che io appunto avevo messo in apertura di questo intervento. Quindi è davvero un'immagine sintetica di che cosa oggi per noi lo sdegno sia. Ma voglio offrirvi un'altra immagine, un'immagine di Guantanamo. In realtà ho scelto di non mostrare foto più violente, più sconvolgenti, ce ne sono state tante, alcune anche molto popolari, diciamo così. L'esperienza di Guantanamo è stata un'esperienza che ha fatto sdegnare molti di noi, perché abbiamo avuto la netta percezione che fosse stato oltrepassato un limite, d'accordo, andavano certamente puniti dei colpevoli, e d'accordo, era comprensibile anche una quota, diciamo così, di rabbia supplementare all'indomani più o meno dell'11 settembre, però abbiamo visto immagini di tortura e quindi abbiamo visto immagini, sono stata davvero indecisa se mostrarla o no, e poi ho optato per questa comunque meno violenta, ma abbiamo visto immagini di riduzione degli esseri umani, dei prigionieri, a veri e propri animali.
Questa è un'altra immagine, anzi sono due immagini messe insieme che di nuovo hanno portato in primo piano nella nostra percezione la categoria di sdegno. Ci parlano del movimento degli indignados, quindi la parola è proprio nella loro definizione identitaria, il movimento che, ve lo ricorderete, è partito da Madrid nel 2011, quindi oramai sono più di 10 anni, anche se forse ci sembra più vicino, almeno a me sembra più vicino, e poi dalla Spagna si è esteso in molti paesi e appunto per alcuni mesi, forse anche per un anno, ha reso davvero molto familiare alle nostre percezioni, alla quotidianità dei nostri discorsi, l'indignazione, che semanticamente non è molto distante dallo sdegno, anzi ho guardato molti dizionari e non ho trovato differenze di rilievo, quindi indignazione e sdegno sono veramente due parole sinonime. In quegli anni, una decina di anni fa, ci siamo abituati ad avere una componente di indignazione e di sdegno nella nostra società. Questa è un'immagine forse meno familiare, ma anche questa ha circolato molto nei media. È una vignetta di Charlie Hebdo. Ne avrei potute prendere tante di Charlie Hebdo. Perché ho preso questo? Perché questa ha sdegnato noi italiani. Ci sono state veramente delle reazioni molto offese a questa vignetta. Eravamo all'indomani del terremoto di Amatrice, nelle Marche, appunto. Le tragedie in questi anni si sono un po' accumulate. Questa vignetta ci ha fatto sdegnare perché evidentemente ironizzano su una tragedia giocando naturalmente sulla pasta, della pasta all'amatriciana che appunto è tipica del paese di Amatrice che era stato quello più colpito dal terremoto. Queste sono evidentemente alcune immagini della contemporaneità, però lo sdegno non è qualcosa assolutamente che pertiene solo alla nostra contemporaneità. Questo è un quadro di Giotto, Gesù nel Cristo nel Tempio, il martedì che ha proprio definito il giorno dello sdegno, quando Gesù reagisce per l'appunto sdegnato al comportamento dei commercianti che hanno trasformato il Tempio in un luogo di mercato. Questa è un'immagine invece non religiosa, per cambiare ambito, ma appunto per restare in un ambito visivo, ma figurativo, artistico, è un caravaggesco, Bartolomeo Manfredi, siamo ai primi anni del 600. Qui è Marte che è sdegnato e che strattona per il braccio Cupido, allontanandolo da Venere, perché evidentemente Cupido e Venere si stanno, diciamo così, distraendo. Quindi, cosa c'è in comune fra tutte queste immagini? Cosa ci dicono dello sdegno? Quali differenze presentano? Qual è appunto il contenuto culturale che associamo a questa categoria? Perché è ovvio dal mio punto di vista, appunto, di studiosa del linguaggio, ma penso che sia presente a tutti il fatto che le parole cambiano di significato nei secoli, negli anni, nei decenni, con una specie di illusione ottica, nel senso che magari la parola resta la stessa, quindi la forma resta la stessa, ma il contenuto cambia. Per cui nel momento in cui appunto ho iniziato a riflettere su questa parola per questa occasione qui a Modena, ho cercato di ragionare a partire proprio anche da alcune immagini su quale fosse la specificità oggi, se una specificità c'è, di questa categoria. Allora, mi pare che ci siano degli aspetti che restano fissi e che restano fissi, per così dire, da Giotto a Greta. Lo sdegno esprime sempre una forma di rifiuto, prendo le distanze da qualcosa.
da qualcosa che rappresenta per me appunto uno scandalo in senso etico, la trasgressione di appunto un principio etico. Lo sdegno però non è solo la percezione di uno scandalo, è la percezione irata di uno scandalo, cioè lo sdegno è associato a una reazione, diciamo, accalorata di emotività. Inoltre è sempre legato a un vero e proprio senso di offesa. Lo sdegno esprime qualcosa che ci tocca personalmente, la riduzione, passatemi la brutalità, ad animali dei prigionieri di Guantanamo non offendeva i prigionieri di Guantanamo, offendeva noi, e per questo ci siamo sdegnati. Quindi c'è una come dire, riflessività che torna al proprio senso di dignità. Questi, diciamo, sono i tratti più evidenti, anche più intuitivi dello sdegno. Vorrei però, appunto, un po' da semiotica, sottolineare anche un altro aspetto, forse meno ovvio, e cioè il fatto che lo sdegno esige in qualche modo espressione, cioè lo sdegno si dà in una dimensione comunicativa, e forse è per questo che appunto nell'ambito dei miei studi, delle mie ricerche mi interessa, cioè è uno stato emotivo che ha bisogno di manifestarsi. Certo, possiamo, capita di provare sdegno anche dentro di sé prima di darne espressione, ma a quel punto siamo più nell'ambito di una rabbia appunto coltivata internamente. Viceversa, lo sdegno è tale se da segni di sé si manifesta, perché lo sdegno ha una dimensione dimostrativa. Questo è un aspetto su cui ho trovato anche qualche altro studioso convergere. Non solo nasce da un rifiuto, da uno scandalo, ma vuole mostrare quello scandalo. In questo senso, appunto, vive in una dimensione che definivo dimostrativa. Tutti i casi che appunto qui ho mostrato in questa carrellata di immagini ci dicono, esprimono chiaramente e mostrano chiaramente che è stato oltrepassato un limite, il limite della irresponsabilità o dell'egoismo, penso al caso di Greta, il limite dell'umanità, penso al caso di Guantanamo, il limite del rispetto del dolore altrui, le vignette di Charlie Hebdo ci hanno sdegnato per questo, o il limite dell'opportunismo, così come è nel martedì al Tempio di Cristo. Ma chi fissa questi limiti? Cioè c'è sempre la denuncia ostentata della infrazione di un limite, ma chi fissa questi limiti? Perché questo è il problema, e questo è un tema che appunto negli ultimi tempi mi ha molto interessato, molto occupato, perché appunto ho appena pubblicato, è uscito da poco, un libro sul senso comune che si intitola L'utilità del senso comune, dove appunto il senso comune, dal mio punto di vista, per il percorso che faccio, è proprio ciò che definisce i limiti delle nostre azioni e della nostra sensibilità. Le sensibilità sono evidentemente culturali, evolvono nel tempo e nello spazio, e così spostano i limiti del dicibile, che non sono sempre gli stessi, i limiti del mostrabile. Alcune cose anche solo pochi decenni fa non sarebbero state mostrabili, e altre viceversa sono diventate non mostrabili oggi. I limiti anche di ciò che può essere ascoltato.
Gli esempi di come appunto questa percezione del limite e del suo oltrepassamento potrebbero essere veramente decine in pochi minuti, senza per questo andare, come dire, a pensare solo a situazioni drammatiche. Non so, un tempo era normale, era di senso comune, ad esempio, dare del lei a un professore a scuola o in università. Oggi non è assolutamente più così. Appunto, io insegno in università e è abbastanza normale che uno studente arrivi e ti dica ciao. Non c'è minimamente più la percezione di quella separazione ed è tutta da costruire, quindi da ricostruire forse. Prima il senso comune era diverso. Un tempo naturalmente era normale, era di senso comune che ci fosse una certa divisione di ruoli di genere, oppure per stare su un tema molto sensibile, appunto ne abbiamo parlato anche questa mattina a Uomini e Profeti, un tempo era normale per i nonni di quelli della mia generazione trattare gli animali in un modo violento ma senza la percezione di questa violenza. Se pensiamo al Novecento di Bertolucci, l'uccisione del maiale è un rito che unisce la comunità e in cui certamente vediamo qualcosa di cruento, ma non c'era un'intenzione violenta nel senso in cui noi lo percepiamo oggi. Oggi anche solo mettere in scena una scena come quella sarebbe veramente problematico, perché oggi gli animali sono stati completamente umanizzati, quindi di nuovo è cambiato il senso comune, è completamente cambiato il senso del limite che separa quella sfera, la sfera animale, dalla nostra sfera umana. Dico questo perché appunto se diciamo che lo sdegno si caratterizza per l'infrazione di un limite, appunto i limiti cambiano, cambia il limite dell'accettabile e anche solo percorrendo questi pochissimi casi che ho ritenuto un po' più emblematici che vi ho mostrato, è chiaro che ciò che sdegnava Cristo al Tempio oggi ci sdegna. Difficile pensarlo senza essere moralisti, però è assolutamente, come dire, normale che il commercio, diciamo così, travolga una serie di spazi e se vogliamo anche degli spazi sacri. Mentre ciò che ci scandalizza oggi, ciò che scandalizza Greta, anche solo 10 anni fa non avrebbe scandalizzato nessuno. Quindi dobbiamo tenere molto presente la relatività di questi limiti dell'accettabile e questo sembra quasi controintuitivo, tanto più appunto in una riflessione forse conclusiva sulla giustizia, ma l'esito di queste constatazioni, diciamo così, è che il senso di giustizia cambia assolutamente con il tempo, con la società. Non c'è un principio di giustizia in qualche modo eterno e fuori discussione. Ogni società costruisce i suoi principi di giustizia e questo naturalmente rende, diciamo così, ogni esercizio di giustizia e ogni riflessione sulla giustizia, come dire, lo colloca in un terreno molto scivoloso, molto, molto rischioso, perché appunto sono quasi delle sabbie mobili, non abbiamo dei criteri, per così dire, oggettivi, non abbiamo dei criteri che siano fuori discussione. E questo, dicevo, diventa rischioso, diventa pericoloso, perché è abbastanza evidente, vorrei dire, connaturato a noi stessi il fatto di voler fare giustizia. Tutti diventiamo giustizieri
molto facilmente, è un ruolo molto, molto attrattivo. Chi non vuole fare giustizia nella vita, magari anche con le migliori intenzioni, e ci tornerò tra poco su questo aspetto. Proprio perché quindi il terreno è così, come dire, scivoloso, penso che sia particolarmente importante riflettere su chi allora è il soggetto deputato a fare giustizia nella sua espressione di sdegno. Lo sdegno vuole fare giustizia, ma tutti possiamo fare giustizia, e questo è il primo punto forse più critico che voglio sottoporre alla vostra attenzione. Nei casi pittorici che abbiamo visto, a titolo assolutamente esemplificativo, Cristo nel quadro di Giotto, Giove in questo quadro di Manfredi, avevamo, per così dire, un eroe, passatemi questa definizione tutta umana anche per il Cristo, però insomma avevamo un soggetto appunto positivo, straordinario, che appunto faceva giustizia da una posizione che era già diversa da quella di tutti gli altri. Quindi avevamo già un soggetto che era straordinario, e che in nome di questa sua straordinarietà poteva permettersi di sdegnarsi. Oggi viceversa abbiamo per lo più dei moti collettivi e impersonali di sdegno, gli indignados, appunto le altre reazioni in cui c'è stato uno sdegno sociale collettivo, come quello che dicevo verso Guantanamo, o come lo sdegno italiano per le vignette di Charlie Hebdo, o di altri paesi per le vignette di Charlie Hebdo, sono dei moti impersonali. Sui social appunto lo sdegno diventa qualcosa di impersonale, non c'è più un eroe che appunto in nome della sua autorità si può permettere quella espressione di sdegno. Greta da questo punto di vista fa un po' un'eccezione, e anche su questo tornerò tra pochissimo, perché lei ha acquisito una personalità proprio attraverso lo sdegno. Noi abbiamo conosciuto Greta perché era un soggetto sdegnato, e a poco Greta è diventata per noi un soggetto significativo, una personalità. Avrei voluto ragionare su un altro caso che riguardo allo sdegno è stato cruciale per i nostri tempi, quello di Beppe Grillo e del Vaffadei, ma siamo in periodo elettorale, quindi preferisco non soffermarmi su questo, però questa immagine ve la do perché, come dire, in qualche modo penso che abbia segnato il nostro modo di percepire oggi appunto questa passione, ed è stato uno degli attori che ha reso lo sdegno appunto un moto impersonale, pur partendo dalla sua leadership, appunto in nome dello sdegno ha cercato di attivare quante più persone possibili in un modo appunto assolutamente impersonale e collettivo. Quindi iniziamo qui a mettere a fuoco uno slittamento che secondo me è molto significativo, su cui appunto dovremmo riflettere. Nel passato lo sdegno era proprio di una figura di autorità, se lo poteva permettere solo una figura di autorità, che in ragione di questa autorità, autorevolezza, poteva reagire così e ribadire il principio di giustizia. Oggi viceversa lo sdegno è diffuso, è impersonale, appunto corre sui social. Abbiamo visto prima nell'immagine degli indignados che vi ho presentato, c'era anche quella della maschera di Anonymous, che proprio diceva questo: vogliamo essere anonimi nel nostro sdegno.
E se un volto lo sdegno riesce a incarnarlo, come è quello di Greta, quel volto diventa un'autorità. Ma ripeto, il movimento è inverso, non dall'autorità allo sdegno, ma dallo sdegno all'autorità. È una perfetta inversione del processo di legittimazione. E credo sia chiaro che questa inversione del processo di legittimazione può anche essere molto, molto rischioso. Il problema, appunto, è che attraverso l'espressione di questa passione si tratta di fare giustizia, e fare giustizia, quando non la fa più una figura di autorità che è stata selezionata per questo, perché è preposta a questo, allora la giustizia la può fare chiunque, e quindi ci troviamo di fronte a quello che è un tribunale popolare. E questo tribunale popolare però si muove nell'ambito della assolutezza, perché questo è un altro punto interessante che tra l'altro traggo da un saggio interessante di un filosofo che si chiama Laurent de Cité, Indignation totale, c'est que notre addiction au scandale dit de nous, che fa notare un aspetto che assolutamente condivido e sottoscrivo. Tra l'altro, appunto, vengo da studi e ricerche proprio sulla verità e la post-verità. Il problema dello sdegno è che lo sdegno pretende di porsi sul terreno della verità. Chi si sdegna e chi invoca il ruolo di giustiziere non lo fa rivendicando un'opinione personale, con tutto il relativismo e la parzialità di un'opinione personale, che può essere propria, che può essere convintamente sostenuta, ma come opinione personale. No, le reazioni di sdegno normalmente si muovono sul terreno della pretesa di verità. Dicevo che questa osservazione la condivido appunto con il filosofo de Cité che ho citato, ma che è molto congruente con ricerche che ho fatto in passato, appunto, ad esempio a proposito di post verità e fake news, dove dicevo: attenzione, è sbagliato dal mio punto di vista dire che non c'è più la verità, cioè non ha più rilievo la categoria di verità perché c'è il trionfo delle fake news. Il problema è che c'è un eccesso di pretese di verità, c'è una moltiplicazione di verità, tutti sostengono la loro verità. È questo che manda in crisi la verità, non il fatto che ci sembri inservibile e inutile la categoria di verità. Tutti pretendiamo di averne una. E questo nelle dinamiche di sdegno sui social è veramente molto evidente. La perentorietà, appunto, delle proprie affermazioni e l'assoluta assolutezza, scusate la ripetizione che ho pronunciato, che appunto non prevede replica. Ora, quando tutto questo, quindi, in un terreno che invece è, come dire, mobile, perché ho detto all'inizio che i limiti cambiano a seconda delle culture, cambiano a seconda dei periodi, quando non abbiamo più un soggetto deputato a fare giustizia, ma invece abbiamo dei moti impersonali che come tali sono deresponsabilizzanti, ecco, con queste condizioni, viceversa, rivendicare una pretesa di verità appunto crea degli effetti che possono essere molto, diciamo, di grande distorsione e da questo punto di vista anche di un certo rischio. Tutto questo poi avviene per lo più sui social. Ora, io non credo in alcun determinismo tecnologico, cioè non penso che determinate tecnologie causano certe reazioni nella società. Sottoscrivo, chi di voi oggi ha sentito in questa piazza l'intervento di Maurizio Ferraris, che con insistenza
ribadiva il fatto che poi le tecnologie, come dire, le usiamo noi, le manovriamo noi, quindi rivendicava assolutamente la superiorità dell'essere umano, dell'intelligenza umana sulla tecnologia. Quindi sposo completamente tutto questo, non voglio dire che ci sia un determinismo. Non voglio essere neanche un'apocalittica, per citare il binomio di Umberto Eco tra apocalittici e integrati rispetto alla tecnologia, quindi non ce l'ho con i social, anche qui assolutamente, appunto, li studio, li frequento, ne sono, li utilizzo come tutti voi, o molti di voi, e penso che abbiano una grande utilità. Tuttavia, detto questo, ogni canale informativo ha delle sue caratteristiche e ci predispone a certi usi e a certe abitudini, a certi comportamenti, esattamente come questo microfono mi predispone a stare in un certo modo, a muovermi in un certo modo, o come un coltello mi predispone a una certa manualità, quello che in ergonomia viene definito affordances. Quindi le tecnologie, da questo punto di vista, in questo senso, ci condizionano e predispongono dei comportamenti. Quindi, quando lo sdegno si esercita sui social, dobbiamo tenere presente a cosa i social, tecnicamente, per come sono fatti, ci predispongono. E ci sono delle, diciamo, delle caratteristiche che sono assolutamente in qualche modo programmate appunto dalla tecnologia. I social innanzitutto sollecitano delle reazioni, cioè sono fatti così, sono programmati così. Pensate alle icone che stanno sotto i post di qualunque social, è come se ci chiamassero a intervenire, a dire la nostra o a esprimere perlomeno una nostra reazione. Quindi non c'è dubbio sul fatto che, per come sono costruiti, i social sollecitano reazioni. E sollecitano reazioni in forma di giudizio, non in forma né di analisi né di commento articolato. Ovviamente è una questione di estensione di spazio, anche questo è un tema che è emerso oggi nella conferenza di Maurizio Ferraris, ma al di là dello spazio, pensate a quanto ci ha condizionato e quanto ci condiziona nella nostra vita quotidiana, anche quando non usiamo un social e non siamo online, quell'icona a cui appunto i social ci hanno abituato, di like o dislike, che peraltro è ovviamente una cosa antichissima che ci riporta all'antica Roma, ma noi oggi ragioniamo così anche quando non siamo sui social. Il like è diventato un modo di stare al mondo, vorrei dire, di reagire al mondo, e questo non perché siamo stupidi, ma perché appunto siamo molto esposti a un mezzo che ci ha predisposto a questo. I social, per come sono strutturati, naturalmente ci nella forma breve che ci impongono anche di essere veloci. La brevità è velocità, e le reazioni sui social hanno senso a caldo, ci sono richieste a caldo, quindi meglio una reazione rapidissima, breve, sintetica ma immediata, di una reazione meditata ma in ritardo. E poi i social sono contagiosi, per usare il termine che si usa sempre a questo proposito, sono virali. Anche qui non è un problema del singolo che come dire, vuole raggiungere proprio intenzionalmente migliaia, o nei casi più rilevanti, milioni di persone. No, è il sistema che funziona così, che ci invita a fare quel forward, che è il condividi,
e noi non abbiamo né contezza né intenzione rispetto alla diffusione di quel messaggio. Siamo una singola persona che semplicemente fa un condividi, però quel gesto singolare individuale può diventare del tutto impersonale e su una scala che non controlliamo più. Ho ricordato questi aspetti che tutti conosciamo benissimo, semplicemente per metterli in fila e proiettarli, diciamo, sul tema su cui stiamo riflettendo, perché è l'insieme di queste caratteristiche che poi rende rischiosa, più rischiosa sui social che altrove, la gestione appunto dello sdegno, perché tutte queste caratteristiche dei social rendono l'espressione dello sdegno particolarmente facile, come se ci fosse una facilitazione, tanto che sempre oggi in un dialogo con un giornalista mi diceva: ma più che di sdegno, molto spesso possiamo parlare di sfogo. Ora, lo sfogo non ha quella vocazione morale che ha lo sdegno, ha solo una caratterizzazione emotiva. Però penso che tutti, come dire, constatiamo casi di sovrapposizione, ahimè, tra lo sdegno e lo sfogo. Però, ripeto, sono due categorie molto diverse che viceversa dovremmo tenere davvero ben separati, perché uno sfogo è legittimo, è assolutamente normale che possa esserci anche sui social come c'è nella nostra vita privata, ma questo non significa che sia un'espressione di sdegno e viceversa. Quindi i social in qualche modo facilitano queste espressioni, perché appunto chiedono reazioni rapide. Ho detto prima che lo sdegno vuole essere dimostrativo, perché vuole mostrare che si è superato un limite. Vuole essere dimostrativo e vuole essere performativo, cioè vuole incidere sui comportamenti degli altri. E queste due dimensioni, dimostratività e performatività, sono due caratteristiche che appunto sui social network hanno una particolare facilitazione. Lì, sui social network, lo sdegno può avere un impatto infinitamente più grande di quello che può avere se io reagisco, lo esprimo con i miei 10 amici. Quindi la sua qualità dimostrativa e la sua qualità performativa sono infinitamente facilitati. Poi c'è un altro elemento di rischio, che è il fatto che lo sdegno si basa sulla convinzione di fare una cosa buona. Qui voglio citare, segnalarvi, se siete interessati a questo tema, un libro che ho trovato molto interessante, è di John Ronson, I giustizieri della rete. John Ronson è un giornalista del Guardian, che semplicemente in questo libro racconta delle storie. Non è né una riflessione filosofica, né una riflessione teorica, è una catena di storie, dove la prima storia da cui tutto parte è la storia che capita a questo John Ronson. Tutto inizia quando il profilo di questo giornalista, che era già appunto un affermato giornalista inglese, viene più o meno clonato. Dico più o meno perché non è il verbo clonare quello che viene usato, è un'operazione informatica un po' diversa, però insomma, tra comuni mortali non informatici possiamo dirci che il suo profilo sui social viene clonato. In particolare viene clonata il suo volto, quindi viene costruito, riproposto con un algoritmo, con il deepfake, un volto assolutamente corrispondente al suo, che anche lui riconosce come suo, cioè la sua foto, ma da un certo momento in poi a questa sua foto vengono associate dichiarazioni, interventi,
reazioni che semplicemente non sono le sue. Lui inizia a notarlo, non se n'era neanche accorto, ma a un certo punto un conoscente gli dice: ah, non sapevo che ti occupavi, non so, di cucina. E lui dice: ma non mi occupo di cucina, ma come, hai scritto quella cosa lì? Poi un altro appunto fa un'uscita analoga. Quindi insomma, a un certo punto lui si rende conto, capisce che questo suo profilo è stato clonato, fa delle ricerche perché appunto non è uno sprovveduto, e abbastanza facilmente risale al fatto che in realtà questa specie di clonazione è parte di un esperimento scientifico. Il responsabile è un universitario che sta facendo sostanzialmente degli esperimenti su quanto riesca a falsificare appunto delle fotografie, quanto l'inganno riesca e anche quali reazioni susciti. Quindi lui entra in contatto con questo falsificatore che si giustifica dietro con la missione scientifica: sto facendo una ricerca, sto facendo un esperimento. E ovviamente è piuttosto arrabbiato questo John Ronson, perché gli dice: come minimo mi potevi informare se si tratta di un esperimento scientifico che appunto lui sta conducendo con dei fondi per un'università inglese che ora non mi ricordo quale fosse. I due, siccome appunto hanno un confronto, uno scambio molto civile, decidono di incontrarsi. John Ronson gli dice: ti vorrei parlare, non solo ti vorrei parlare, ti dico che vorrei registrare questa nostra conversazione perché penso che sia utile e comunque può anche essere materiale per la tua ricerca. Si incontrano, ovviamente Ronson esprime tutto il suo disappunto per quello che è successo, quell'altro si difende con le ragioni scientifiche, insomma c'è una conversazione molto riscaldata in cui ciascuno resta sulla sua posizione, e Ronson chiude dicendo: vabbè, non ti posso impedire di continuare a fare questa cosa, però te lo chiedo, quindi se vuoi rispettare le mie, insomma, la mia sensibilità, per favore elimina queste continue clonazioni che produci. Dopodiché cosa fa Ronson? E questo è il punto. Mette su YouTube la registrazione di questo loro dialogo, in cui appunto si vedono gli argomenti di entrambi, e lo pubblica su YouTube aggiungendo un mitigato commento in cui dice: ecco cosa succede, appunto vuole avvertire, diciamo così, gli altri, vuole informarli di un rischio, è convinto per l'appunto di fare una cosa buona, di fare un'operazione di sensibilizzazione. Ma lì c'è la sorpresa, che è il motore del libro. Questo video da lui pubblicato su YouTube suscita delle reazioni che lui non aveva previsto, nel senso che tutti stanno dalla sua parte, si indignano infinitamente più di lui, con delle reazioni molto violente. Si svolge quello che è un vero e proprio linciaggio, e non è un linciaggio che rimane online, perché poi i linciaggi, ahimè, non restano quasi mai solo online. È un linciaggio che ha degli effetti concreti molto precisi, tanto che questo signore che faceva l'esperimento viene licenziato, quindi parliamo di vite reali, non parliamo più come dire, di una sfera altra, come se fosse altra, quella di YouTube o quella di un altro social. Questa reazione così violenta spiazza completamente questo Ronson, perché lui non è un odiatore professionista, non voleva essere un giustiziere della rete, invece si rende conto di aver offerto una vera e propria gogna mediale. E poi appunto tutto il resto del libro racconta altre storie simili di processi totalmente incontrollati, laddove appunto il primo soggetto responsabile non aveva minimamente intenzione di costruire questa reazione, anzi lui dice, come un filo rosso, un elemento che ritrova in tutti questi casi,
il vero dramma è che tutte queste persone erano convinte di fare una cosa buona. E questa, come dire, questa motivazione li rende ancora più violenti, perché li rende ancora più assoluti. Cioè una convinzione che può essere molto pericolosa, perché anche se siamo convinti di fare una cosa buona, comunque come dire, non siamo deputati a esprimere giudizi collettivi. I processi evidentemente si svolgono in un altro modo, i tribunali propriamente detti evidentemente funzionano secondo altre regole, intanto c'è una presunzione di innocenza che qui invece è costantemente ribaltata, i tribunali di internet partono da una presunzione di colpa. I social funzionano sempre su un meccanismo, anche qui abbastanza regolato da algoritmi, di polarizzazione, e la polarizzazione crea contrapposizioni e polemizzazioni, quindi non facilita certo, non consente certo la presunzione di innocenza. E poi appunto non abbiamo dei soggetti che siano stati, che siano deputati a questo, che in qualche modo siano quindi autorizzati a esprimere giudizi e a fare giustizia. Quindi per tutte queste ragioni che ho detto fin qui, penso che anche quando sui social i soggetti che esprimono sdegno pensano di fare una cosa buona, agire in nome di un'istanza etica, in realtà ci sono aspetti molto problematici. E per arrivare alla conclusione di questo mio intervento, appunto, non possiamo prescindere, direi, da due elementi. Uno è l'esibizionismo, che comunque queste azioni dimostrative, che ho detto avere una componente dimostrativa proprio come tratto costitutivo, ovviamente come dire, nutrono. I social evidentemente facilitano l'esibizione, anzi la richiedono, la nutrono, e l'espressione di sdegno suona come un'esibizione buona, un'esibizione etica, un'esibizione giustificata, ma appunto questa la rende ancora meno controllata. Lo sdegno ci distingue molto spesso, cioè è la strategia della nostra distinzione. Il volume dello sdegno, penso proprio a quanto vengano urlate delle reazioni di sdegno online, è quel volume che come dire, ci distingue, che ci eleva al di sopra del brusio degli altri o al di sopra del silenzio degli altri. Quindi è un esibizionismo che ci dà personalità. E poi un altro punto molto importante su cui non possiamo non riflettere è proprio su come si trasformi un'azione quando da individuale lo sdegno di uno, e di uno già appunto autorevole, invece diventa collettiva. Sui social la forza di una manifestazione di sdegno è tutta nel farsi movimento collettivo, e questo è quello che si cerca. Ma lo sdegno lì diventa impersonale, e questo passaggio è un passaggio su cui appunto gli studiosi di comunicazione o di costituzione delle soggettività sociali riflettono. È quella dimensione che ha a che fare con quella che viene definita agentività. I soggetti non sono solo individuali o collettivi, sono personali o impersonali, sono attivi o passivi, naturalmente, sono partitivi o determinati. Un conto è che io dica io ho degli amici, partitivo, o io ho 10 amici, 9 amici, fa un effetto completamente diverso. Quindi quello che voglio dire è che le soggettività hanno molte più sfumature, declinazioni del binarismo singolare plurale, e in queste sfumature, in queste articolazioni, appunto quelle speciali soggettività che sono i soggetti collettivi e impersonali
online gestiscono il proprio senso di responsabilità in un modo appunto molto, molto rischioso, che è appunto il farsi popolare dello sdegno. Chiudo quindi, perché vedo che sono le 10, aggiungendo solo un'ultima nota davvero conclusiva. Normalizzare lo sdegno, farne una prassi quotidiana, una specie di quota di veleno giornaliero, quando lo sdegno è espresso nelle modalità che ho detto, non solo non migliora il nostro senso e le nostre pratiche di giustizia, ma ci condanna anche in realtà all'anonimato, tranne appunto qualche eccezione come quella di Greta cui abbiamo detto. Ma non dimentichiamo che lo sdegno ha anche un'altra duplicità, diciamo, può essere transitivo o intransitivo. Noi normalmente lo pensiamo in forma intransitiva, essere sdegnati, ma in qualche modo anche una dimensione che io definisco transitiva, pensiamo quando diciamo tenere a sdegno. Quindi qui si delinea lo spazio di un altro rischio, perché nell'esercitare sdegno possiamo diventare noi stessi oggetto di sdegno. E allora mi veniva in mente, appunto, in questi giorni in cui riflettevo su questi temi, proprio così, una delle citazioni più note di Dante, quella dal terzo canto dell'Inferno, a proposito degli ignavi: fama di loro il mondo esser non lassa, misericordia e giustizia li sdegna, transitivo, non ragioniamo di loro, ma guarda e passa. Ecco, penso che sui social forse rischiamo anche noi che misericordia e giustizia, per l'appunto, ci sdegni noi, se e quando ci sdegniamo troppo e male, non in ragione di un principio etico, ma piuttosto forse per coprire in questa coltre di anonimato, appunto, quella che in realtà forse è un'ignavia. Grazie.